E che ci posso fare? Adoro sti occhiali. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto particolare nel quale ci tenevo a parlarvi un po' della mia esperienza a Liverpool. Infatti, come sapete, sono stato 3 settimane nella città inglese. Finalmente sono tornato in Italia e faccio questo piccolo vlog per raccontarvi un po' cosa è successo, com'è andata e anche per mostrarvi alcuni acquisti che ho fatto, insomma. Prima di iniziare vi avviso che sto provando a registrare con OBS, quindi spero che la facecam sia migliorata e che sia sincronizzata. Risposta: non è sincronizzata per un cazzo. Cercherò di risolvere. Un'altra novità che vi devo dare è che non continuerò Pokémon Lavandonia. Questo perché, molto semplicemente, non la ritengo una Chrome degna. È piena di bug, è fatta male, andando avanti vi assicuro che è fatta ancora peggio di quanto non lo sia adesso. Preferisco non portarlo avanti, mentre invece continuerà Inheritance finché non finirà. Detto ciò, ragazzi, iniziamo subito con il racconto. Ah, tra l'altro, questo vlog sostituirà il Fact Time di agosto. Quindi, se avete delle domande per quello di settembre, fatele qua sotto, anche se darò la precedenza a quelle del video scorso, perché mi sembra anche giusto. Bene, la vacanza non inizia esattamente nel migliore dei modi. Parto il 17 luglio e subito arrivato in terra inglese la mia abilità con la lingua di Shakespeare e di Chaucer si mostra subito, dato che non riesco a farmi capire dalla tizia alla dogana e vengo bloccato per ben 20 minuti. Dopo, per fortuna, mi fanno passare perché hanno capito che non sapevo una mazza di inglese. E finalmente, dopo tanto girovagare nel trovare il driver, riesco ad arrivare al mio appartamento. Qua, ciliegina sulla torta, non funziona nemmeno il wifi e quindi rimango tagliato dal mondo per un qualcosa come 2 o 3 giorni. Dopo aver fatto la prima conoscenza col nostro gruppo di individuali, iniziano subito le lezioni e per la gioia della tipa della dogana vengo messo prima in livello Upper Intermediate e poi dopo 2 settimane al livello Advanced, che è anche il livello più alto che si possa ottenere, ma a questo ci arriviamo. La prima settimana ho principalmente legato con 4 persone, 2 ragazze spagnole e 2 ragazze francesi. I 2 ragazzi spagnoli si chiamavano Antonio e José María, che abbreviavamo con Chema, e le 2 ragazze francesi invece si chiamavano Elodie e Amélie. Principalmente ho passato la prima settimana in loro compagnia durante le gite e anche durante i momenti liberi tra una lezione e l'altra. A proposito delle lezioni, la prima settimana sono stata una palla mortale, sembrava di essere veramente in un obitorio, perché probabilmente ci siamo beccate le insegnanti peggiori di tutta la scuola, però le cose cambiano con la seconda settimana. Infatti, dopo la prima settimana, che per me era stata un po' quella di adattamento, arriva la seconda e con la seconda arrivano tante novità. Innanzitutto se ne vanno alcuni ragazzi che erano già lì da un po', che io non avevo conosciuto bene, e qui arrivano i primi saluti, e arrivano 3 ragazzi spagnoli, 2 ragazze dai Paesi Baschi e un ragazzo invece proveniente da Valencia. Quest'ultimo si chiamava Pablo ed era di un divertente impressionante e davvero insieme a lui le serate passavano che era una meraviglia. Si rideva come dei deficienti alle 2 di notte, anche se tecnicamente si sarebbe dovuto andare a letto alle 10:30. Per mia fortuna la seconda settimana. Aspetta, 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 aspetta. C'è un motivo se solo in questa scena ho le cuffie, ok? C'è un motivo. È perché sto editando il video tipo a spezzoni, quindi prima registro una parte e poi la incollo sopra, quindi per registrare questa qua mi ero dimenticato semplicemente di togliermi le cuffie. Ciao. Cambiano anche gli insegnanti e in questo caso ottengo quelli che reputo i migliori dell'intera scuola. Di conseguenza anche la mattinata, nonostante le lezioni iniziassero alle 8, si riusciva comunque a divertirsi in compagnia e imparando l'inglese. A proposito, c'erano veramente pochissimi italiani, ho parlato praticamente solo inglese per 3 settimane, di conseguenza penso di averlo migliorato molto. Inoltre, in questa settimana ho fatto la conoscenza anche con i ragazzi turchi durante una partita di calcio che abbiamo giocato a Southport, una città balneare inglese. Una partita di calcio con i turchi che sembrava un inferno perché erano dei ciabattari impressionanti e io che ho un piede di ferro e che sono panchinaro difensore della mia squadra attuale di calcio, giocavo regista. A proposito di calcio, il venerdì di quella stessa settimana c'è stata una gita molto particolare e molto significativa per quanto mi riguarda. Infatti siamo andati con l'intero gruppo a visitare Anfield Road, che per chi non lo sapesse è lo stadio del Liverpool FC. Purtroppo lo stadio era in fase di riparazione e quindi non abbiamo potuto entrarci effettivamente dentro, ma abbiamo comunque avuto la possibilità di visitare il museo e mi è toccato ammirare con i miei stessi occhi la Champions League vinta appunto dai Reds nel 2005, che venne sottratta proprio al mio caro Milan, di cui ho una foto qua sopra e che mi sta venendo da piangere. E niente, è stata un po' una sofferenza per quanto mi riguarda, c'erano pure i group leader di Liverpool che mi sfottevano, pensate che bella cosa. In ogni caso passa la seconda settimana
e con essa purtroppo arrivano i saluti. Purtroppo, come ben saprete, per chi perlomeno è solito fare questo tipo di viaggi, questi saluti hanno purtroppo l'aria di un addio piuttosto che di un arrivederci, perché difficilmente ci si vedrà un'altra volta. E quindi ci siamo ritrovati tutti in una camera a firmare magliette, tra l'altro dovrei avercela da qualche parte, quella firmata da tutti, ve la farò vedere. E comunque se ne vanno Antonio, Cema, Elodie e Amélie, le persone con cui avevo maggiormente legato, se ne va anche Alessandra, una delle poche italiane che avevo conosciuto, e rimaniamo in pochi, rimaniamo in sette, rimaniamo due svizzeri, un italiano, ossia io, quattro spagnoli, perché arriva anche Jaime. Direttamente da Saragozza, e quindi praticamente sono tutti spagnoli, e poi ci sono io che perlomeno capivo lo spagnolo, quindi riuscivo a comunicare anche in spagnolo. Però la terza settimana, ragazzi, è veramente stata quella più pazza in assoluto. E direi che non solo è stata la più pazza, ma è stata anche la più bella. Infatti in quel gruppetto di sette persone abbiamo legato veramente tantissimo. Ci trovavamo la sera in camera di certa gente a dormire addirittura. C'è stata una sera in cui ho dormito 3 ore perché eravamo in 4 in una stessa stanza, e io ho dormito sul pavimento perché non si poteva stare nel letto in 4. E poi tra l'altro c'era un'intesa fantastica, si scherzava con tutti, ci si prendeva in giro, è stato davvero forse quello il gruppo migliore. Ci sono state molte gite bellissime al museo dei Beatles, di cui credo tra l'altro voi stiate in questo momento sentendo una canzone di sottofondo. C'è stata la gita anche a Londra l'ultimo giorno, che è stata forse la più bella. Ma ragazzi, i momenti memorabili di questa settimana sono stati due. Il primo è stata una lezione di classe con Sheena, la nostra insegnante. Ah sì, e tra l'altro le abbiamo cambiate di nuovo. In sostanza la lezione consisteva nel inscenare Romeo e Giulietta, ovviamente con questo bel faccino, e non potevo altro che essere Romeo. E alla scena del balcone, come ben sapete, Romeo sale sul balcone di Giulietta, il balcone era impersonificato da una scrivania. Salgo tutto fiero, ma cozzo miseramente la testa contro il proiettore, rovinando a terra miserabilmente. Risate ovunque, recita fallita, premio Oscar a me, grazie. Il secondo momento fantastico invece è stato il talent show, perché sì, c'era un talent show in cui avevo intenzione di suonare i Guns N' Roses, sono finito a suonare la Cup Song, che vi metterò in descrizione per farvi capire un po' di cosa si tratta, con gli altri del gruppo che facevano appunto il rumore con la batteria, il sonoro diciamo con i bicchieri. Abbiamo fatto praticamente pratica mezz'ora prima del coso, perché la chitarra si sono degnati di darmela tipo 20 minuti prima che iniziasse il talent show, e abbiamo pure vinto. Già. Tornando a noi, dopo la gita di Londra è il momento degli ultimi saluti. Ultimi saluti perché sono anche i miei di saluti, anch'io sto per tornare in Italia. Se ne vanno tutti, se ne vanno i ragazzi turchi, se ne va l'intero gruppetto, e si crea veramente una scena commovente al ristorante in cui stavamo cenando, perché è un continuo piagnisteo impressionante. Sono dovuto uscire perché in quel momento temevo veramente che mi scappasse da piangere. Siamo tornati poi alla residenza e siamo rimasti svegli fino alle 4 per salutare Olaz e Naroa, le due ragazze dei Paesi Baschi che se ne andavano via proprio a quell'ora lì. E poi ragazzi, alle 10:30 della mattina successiva, quando la residenza era completamente svuotata, ho preso la mia valigia, il mio bagaglio a mano, la mia sciarpa dell'Ester e i miei occhiali da John Lennon, e me ne sono tornato in Italia conciato così. E niente, questo era un piccolo riassunto della mia esperienza a Liverpool, una esperienza che rifarei non so quante volte perché mi ha davvero soddisfatto sotto tutti i punti di vista. Spero che questo video vi abbia dato più o meno un'idea, che vi abbia anche strappato qualche risata. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video domani, e sì, spero di riprendere la programmazione normale, devo solo un po' riabituarmi alla cosa. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video!